portiere. Per il giocatore di Goicoechea, naturalmente. Goicoechea in porta. Esatto. Poi, da destra a sinistra. Balzaretti sicuramente. Da destra a sinistra. Però partivo dalle sicurezze. E quindi andrei su Piris, comunque, che sta giocando bene. Per cui okay, Piris a destra, Balzaretti a sinistra. Ok. La coppia centrale bisogna vedere le condizioni di Castan, perché se Castan sta bene non può non giocare. Al tempo stesso non può non giocare Marquinhos, al tempo stesso Burdisso ha giocato bene, quindi è un bel rebus che non mi prendo io e lascio a Zeman. Ma secondo te? Forse Castan ha ancora dei problemi, quindi potrebbero giocare Burdisso e Marquinhos. Burdisso e Marquinhos, per ora sei esattamente in linea con la pagina 10 del Corriere dello Sport, la formazione pubblicata a pagina 10 del Corriere dello Sport. Poi, non so se è un bene o un male, però... Questo... Centrocampo a 3. Campo a 3 gioca tutta la vita da Xiris, ovviamente torna De Rossi e bisogna scegliere uno tra Florenzi e Bradley, quindi come per la difesa. E chi scegli tra Florenzi e Bradley? Ma io non sceglierei da Xiris e farei giocare sia Florenzi che Bradley accanto a De Rossi se sta bene e se gli va, e quindi credo che alla fine sceglierà Florenzi. Sei ancora in linea, Florenzi, Tachidis, De Rossi, esattamente la stessa formazione. Vediamo se anche in attacco. Vabbè, in attacco è facile, tiro delle meraviglie, insomma, quello che ormai è la mela Totti Osvaldo. Il Laosto, il sai queste cose da gazzetta, no? L'Oslato. Sì, però da brutta la... L'Oslato, il Latos Os, il Latos. Niente, non c'è modo di farlo. Invece per quanto riguarda la Lazio, ieri hanno giocato Nani Esclose, una spezzone di partita, comunque non nella parte, diciamo, in cui c'era ancora partita, hanno solamente fatto un piccolo allenamento. Come ci arriva secondo te e chi ti aspetti, insomma, la solita Candreva, Hernanes dietro sì, perché dopo tanto tempo Klose possono giocare tutti quanti insieme, l'abbiamo detto l'altra volta, c'è anche Klose, quindi è una Lazio che così non giocava insieme credo la partita con il Milan. Poi ne sono passate tre, le due sconfitte esterne con Fiorentina e Catania e il pareggio con il Torino in mezzo. C'è da dire che tutte e due non arrivano da un ottimo momento, perché se andiamo a vedere le ultime sei partite di Lazio e Roma, globalmente sono quattro sconfitte, un pareggio e una sola vittoria, che è quella di Roma contro il Palermo. Per niente. Quindi sono due squadre che arrivano così così a questo appuntamento. Tre squadre senza pronostici, poi diciamo anche quelle di Mirko, che da Mirko tre squadre. Ce l'hai partite davanti, poi le diamo alle 9:30. La Juventus Sicuramente che vince Pescara, Juventus 2. Sì, sì, su quello non avrei dei dubbi. Mi piace tanto poi il segno gol anche di, oltre a Lazio-Roma, anche di Milan-Fiorentina. Milan-Fiorentina gol e Lazio-Roma gol. Questi qua sono? Possiamo questi fissarli? Qua e poco altro, insomma, diciamo che forse chi ha chance di vincere un altro segno uno è quello del Parma, magari contro il Siena in casa. Contro il Siena lo mettiamo tra parentesi come quarta scelta, questa è la tripla barra quadrupla. Carlo Lazzotti, grazie, ricordo che TSN Edicola per l'edizione del venerdì, là trovate veramente tutto, numeri e statistiche per studiare al meglio gli eventi sul quale poi, io ricordo, andate a mettere dei soldi, perché che siano 2 euro, che siano 5, la vittoria, alla vittoria piace molto la preparazione, la vittoria e la preparazione sono due grandi amiche, quindi se uno studia un po' lo potrete constatare, poi è più facile vincere. Carlo, grazie. Un grande abbraccio. Un abbraccio a te, buon lavoro a Carlo Lazzotti, direttore di TSN.